di Antonio Mola, così potrebbe fare anche la ragazza, la mia collega. Dov'è Antonio? 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 Lei dov'è? Antonio che ha il giubbotto da ieri sera. Ma io sono già freddo. Non ha avuto un gran complimento ad Antonio. Sera, grazie per essere venuto. Grazie. Beh, tutto mimetizzato molto bene, ci dovrebbe essere anche Riccardo Palombo, che è mimetizzato in realtà è laggiù, che vi saluta tutti, come vedete. E invece è Gabriele Restivo, che sta facendo l'intervento, che è là, quindi siamo noi quattro, vi ringraziamo, ringraziandomi anche loro di essere tutti qua venuti. Come sapete, questo evento è in collaborazione con Huawei, che oggi presenterà, no scherzo, non presenterà nessuna novità che arriverà più avanti, ma ha portato il P8 Lite 2017, che è stato presentato poche settimane fa, la gamma Mate 9, che diciamo, amplierà con un nuovo prodotto di cui scopriremo a breve, grazie a Pier Giorgio, Gigi, tutti i dettagli. Antonio voleva dire due parole, ci tiene molto, anche perché grazie a lui che abbiamo fatto questo evento anche nella sua città. La mia città. E grazie davvero dell'accoglienza, perché oltre ad averci portato uno splendido tempo, non so chi è stato così gentile da prenotare il sole, però insomma davvero è una città bellissima e ci ha fatto piacere anche visitarla in queste ore, in queste poche ore che siamo stati qua. Andiamo lontano perché fa. Grazie ancora di essere venuti qui, grazie perché anche di seguirci, anche parte di blog, grazie davvero. E avere il contatto poi diretto, tra l'altro è anche bello riuscire a vedere chi c'è dietro a diversi avatar, tipo lui che si è portato peggio nei bambini, grandioso. No, davvero mi ha fatto molto molto piacere, e mi ha fatto davvero molto piacere che Huawei sia appunto nostro compagno questa sera, quindi mi fa piacere davvero tantissimo che ci sia Pigi, che ci sia Ettore, che ci sia Giorgio Manigliano e tutti quanti, veramente grazie. Allora io direi anche che possiamo un po'... Tra l'altro vi farei notare che Monaco ha questo post design che sta abbracciando da due ore, cioè 1300... non molla, che forse non è neanche là dentro, cioè proprio c'è lì... Costa una cifra, quindi me l'hanno affidato, quindi ci tengo a evitare. Ma se scompare c'è assicurato? No, una Porsche, sai, no, pur pensando. Vabbè. E comunque. Diamo il benvenuto a Pier Giorgio. Pier Giorgio, se vuoi raggiungerci, grazie di essere venuto. Grazie a voi, grazie. Ci vediamo la parola. Eccoci qua, così da breve. Grazie ancora di essere intervenuti in questa serata. E diciamo, la cosa bella di queste serate è appunto il contatto diretto con il nostro pubblico, che può interagire anche direttamente con voi, quindi avere l'opportunità di dire qualche curiosità, qualche cosa che. Innanzitutto parliamo dei prodotti per cui anche stasera voi volete un pochettino, di cui vogliamo parlare un po' di più, appunto sono il P8 Lite 2017, quindi questa operazione di rinnovamento di brand. Perché P8 Lite 2017? Beh, intanto buonasera a tutti e volevo ringraziarvi per essere venuti. Volevo iniziare prima, però gli ho detto guarda che l'aperitivo è appena partito, facciamoli mangiare sti ragazzi, no? Per cui prima ci riposiamo un attimo e poi iniziamo questa intervista, anche se mi piacerebbe che questa serata fosse un'intervista non di quelle però tra virgolette ufficiali, per cui più che andare sugli argomenti tecnici, se quel prodotto verrà aggiornato col software, col 3. trick, barca. Magari vi chiedete qualche curiosità, qualcosa di particolare che volete sapere su Huawei, ma non solo su Huawei, sapete che abbiamo due linee di prodotto, e qualche uno di voi si è già avvicinato a me a chiedermi qualcosa anche sull'altro marchio di Huawei, che appunto è Honor, che stiamo iniziando a lanciare sul mercato, quindi qualsiasi curiosità che posso soddisfare, nel senso che poi voi dovete sapere che dietro c'è un mastino, che è l'agenzia, che è il VR, che è un mastino napoletano, perché anche lui è di Napoli. Quindi vi ringrazio per essere qua, mi dispiace perché intanto mi giro perché mi dà fastidio dare le spalle alle persone, per una questione di educazione, quindi non so...
Sì, però se mi metto là non mi vedono dalla colonna. Vabbè, faccio un po', se non mi viene mal di testa faccio un po' sto giro un po' così, eh. Quindi dicevamo Piotto Light 2017, quindi un classico riproposto, perché Piotto Light è stato quello che comunque ha permesso a Huawei comunque di arrivare anche abbastanza prepotentemente sul mercato, di andare ad aggredire quella che era una fascia un po' più bassa del mercato, però che è stato venduto poi ed ha raggiunto numeri importantissimi. Beh, le quantità del P8 Lite quando è nato nel 2015 sono state impressionanti. È stato uno dei prodotti che diciamo ha dato lo slancio a Huawei sul mercato, perché un prodotto dalle corrette performance ad un posizionamento di prezzo di tutto rispetto, quindi nella fascia che era intorno ai 249-229, ovviamente abbiamo fatto qualche operazione ad un anno e mezzo di distanza, penso che fosse anche lecito e dovuto. E siccome squadra che vince non si cambia, quando l'internazionale ci aveva chiesto appunto quale poteva essere il nome di riferimento di questo nuovo prodotto che stavamo lanciando sul mercato, noi abbiamo detto beh, diamo seguito a quello che è stato un prodotto di successo, e quindi abbiamo deciso di chiamarlo P8 Lite 2017. Quindi con P8 is back siamo contentissimi, perché già i numeri di queste prime settimane ci danno soddisfazione, sta vendendo molto molto bene. E sul discorso del 2017, beh, oddio, non stiamo da meno anche a quello che fanno tanti altri competitor. Quindi quando sviluppano una serie, se questa serie poi va bene, ma anche se non va bene, decidono di continuare sulla stessa linea, decidono di dargli il nome diciamo dell'anno di riferimento. Cosa potrà succedere l'anno prossimo, se ci potrà essere un 2018, questo non lo so, non è ancora dato a sapere, ma sicuramente quello che facciamo, ed è per quello che siamo molto vicini alla parte digital, ai blog, al web, è quello di sentire la vostra voce, no? Che è la cosa più importante. Oggi abbiamo la fortuna di poter avere un feedback immediato dal mercato, dagli utenti finali, di quello che sta succedendo fuori. Appena fai un lancio, vai subito sul blog, sul web, e vedi esattamente qual è la risposta del pubblico. Il pubblico è quello che poi paga, quello che poi va a comprare il prodotto sul punto vendita, no? Quindi sentire i suoi commenti in real time, immediato, è molto importante per noi. Quindi speriamo che col 2017 e 2008 faremo un ottimo risultato. Anche perché poi comunque siete andati ulteriormente a blindare proprio quella che è la vostra presenza in quella fascia di mercato, no? Assolutamente sì, su quella fascia di mercato c'è molta competition, come dicono gli inglesi, e quindi abbiamo sviluppato tutta una serie di prodotti, stiamo continuando ancora con il P9 Lite, a breve arriveranno anche altri prodotti che si posizioneranno nell'intorno di, adesso se guardate Giorgio sicuramente sta già sudando perché dice non lo devi dire. No, non lo posso dire. Diciamo che possiamo dire che sicuramente Huawei sarà uno dei protagonisti del Mobile World Congress, quindi a brevissimo credo che ci sarà qualche altra cosa. Beh, sicuramente il Mobile World Congress è un'ottima vetrina, quindi se dovessimo avere qualcosa da presentare lo faremo sicuramente. Antonio fai bravo. Ecco, ma vedi, ci sono teaser in giro. Ci sono. Sicuramente faremo. No, è poi interessante anche questo fatto appunto che comunque state anche un po' anticipando l'arrivo sul mercato magari di prodotti che solitamente andavano un po' più avanti. Beh, l'obiettivo è sempre quello di cercare di anticipare un po' il mercato, così anche da un punto di vista temporale si cerca sempre di anticipare, no? di un periodo che può andare dalle 2 settimane piuttosto che un mese, no? Quindi il fatto che poi lanciamo questi prodotti con un certo anticipo c'è comunque tutta una logica commerciale dietro, non solo strategica. Quindi poi altra cosa che veramente prima quando ho visto un po' che i ragazzi parlavamo poi anche della percezione del brand di Huawei, cioè il fatto che comunque negli ultimi anni comunque sentir parlare di Huawei non è più come qualche anno fa che magari uno veniva un po' colto, cioè comunque tra l'altro anche abbiamo fatto un sondaggio a Natale prima della fine dell'anno dove abbiamo chiesto appunto ai nostri lettori quale fosse uno dei brand più significativo del 2017, è uscito risultato anche con un bel numero di votazioni, una bella percentuale, uscito Huawei, quindi per voi questo mi sembra che poi si trova anche poi di scontro effettivamente, no? Sì, oggi è un motivo di grande soddisfazione perché quando abbiamo lanciato P9 Plus abbiamo avuto l'opportunità di poter vedere l'effetto sul mercato di un pubblico che iniziava a crescere e a riconoscere a Huawei una certa validità anche su fasce di prezzo più importanti, no?
magari chi non è proprio dentro i numeri, se volete vi do qualche riferimento a dicembre, momento di picco delle vendite durante l'arco dell'anno e soprattutto a chiusura anche di una stagione che ci ha visto molti momenti come con un brand di successo, abbiamo raggiunto il 25% di quota. Quindi ogni 10 telefoni, 2,5 erano nostri, ogni 100 telefoni, 25 telefoni erano di Huawei. Però non parlo solamente della serie Y o della serie, diciamo così, intorno ai 200-300 euro. Abbiamo venduto tantissimi P9 e P9 Plus. E questa è la cosa più importante. Quando sotto una certa fascia di prezzo, quindi chi ha in tasca la possibilità, anche tramite l'operatore, quindi non solo nel mercato libero, quello delle catene di rivenditori, di poter spendere una certa cifra, fino all'altro ieri doveva scegliere tra... Va bene Giorgio? Benissimo. Ma potevo dirgli, uno sta a Seul, l'altro a Cupertino, no? Detta così si capisce. Suona. Già al momento del lancio, quindi già da luglio, ma anche a settembre e soprattutto a Natale, abbiamo riscontrato il gradimento del nostro pubblico, per cui il mercato si è diviso. Certo, dobbiamo ancora crescere, però ogni 100 prodotti di quelle fasce prezzo, quindi sopra i 600 euro, tanta roba, sopra i 600 euro, noi abbiamo acquisito una quota di 10 punti a quantità. Quindi ogni 100 consumatori che prima compravano un po'. La situazione di violazione, no? Esatto, poco, no? Poco, qualcuno l'accorge. Abbiamo trovato questo nostro spazio, però se voi andate a vedere, sì, lo so, se andate magari nel web e trovate qualche prezzo non proprio centrato, però se guardate tutto quello che è successo sul mercato, abbiamo ottenuto il posizionamento dei nostri prodotti, e questo per me è motivo di grande soddisfazione, perché se fra voi c'è qualcuno che ha comprato il P9 a 599 euro ad aprile, quando l'abbiamo lanciato, beh, sicuramente nel mercato libero l'ha trovato nelle catene dei rivenditori ancora a quel prezzo lì. Lo so, Napoli è una piazza un po' diversa dalle altre, qui magari si trova qualche prezzo un po', diciamo così, un po' più basso, ma vale anche per quell'altro. Quindi abbiamo ottenuto il nostro posizionamento, che è la cosa più importante per me, perché al prodotto bisogna dare valore, no? Poi magari siamo anche disposti a non, come dire, a perdere un po' di vendite, però sono sicuro che è importante che uno di voi che ha comprato un prodotto di quel tipo lì, dopo 6, 7, 8 mesi lo ritrova allo stesso prezzo. Questa è la cosa più importante, è restituire la fiducia che voi ci avete dato all'inizio. Va bene Giorgio, cioè comunque quello che dobbiamo anche un po' spiegare, comunque la maggior parte dei ragazzi, di tutti quelli che sono qui, sono comunque utenti che masticano tecnologia, quindi diciamo la verità. Sono pochi, immagino, quelli che vanno nel negozio fisico a comprare, ma piuttosto si rivolgono al mercato online, dove lì c'è una discrepanza di prezzi completamente, certe volte molto diversa proprio da quello che parliamo, di quello che dicevi un attimo fa, proprio rispetto al prezzo di listino, trovarlo poi a dei prezzi un po' più bassi sul web, però per questo c'è anche una spiegazione, no? Cioè, comunque c'è tutta una serie di distribuzione un po' più particolare, cioè quindi non è solo il mercato di Napoli, ma magari il mercato dell'online, che è quello che veramente può dare un po' più, non dico fastidio, cioè il fatto comunque di avere un listino su un particolare posizionamento, poi trovarlo online a determinati prezzi, cioè quindi comunque è una differenza di prezzo abbastanza, a volte anche abbastanza marcata. Beh, qualche volta sì, anche se in telefonia queste differenze non sono proprio così sostanziali come succede in altri comparti dell'industria. Poi certo può capitare, fa parte delle politiche commerciali, fa parte del fatto che siamo in un mercato europeo, quindi non vale solamente certo, il mercato italiano. Ci può stare. Poi delle domande, vai. Sì, noi abbiamo fatto anche una serie di domande che avevamo. Abbiamo fatto, diciamo, vi abbiamo chiesto a dare qualche feedback, qualche domanda nei commenti dell'articolo in cui annunciavamo l'evento stasera, e una delle più gettonate riguarda quello che in parte hai detto all'inizio, ovvero che Huawei non è solo Huawei ma anche un altro, diciamo, brand partner o comunque all'interno, in seno all'azienda. Come
viene visto Honor all'interno del mondo Huawei, perché questa differenza, e soprattutto adesso che ci sono diversi prodotti Huawei Honor all'interno di una fascia di prezzo molto simile, diciamo all'intorno di 100 euro si trovano diversi prodotti, se questo può essere, cioè tra i 250 e i 150, se questo può essere una concorrenza interna sfavorevole oppure può essere un vantaggio in realtà commerciale. Beh, sicuramente Honor per Huawei deve essere vista come un'opportunità, questo è un dato di fatto. La cosa che dobbiamo fare in maniera corretta è quella di dare un'identità, no? Sia a Huawei che a Jacky's, no? E domani mattina dobbiamo andare ad Honor, no? La domanda che piacerebbe farla a voi, chi ha un prodotto Honor? Chi è che c'ha l'Honor? Madonna mia, quanti! Chi c'ha Huawei? Chi c'ha Samsung? Quel ragazzo là che ho detto prima che mi ha fatto un selfie. La domanda dovrei farla voi, perché avete comprato Honor piuttosto che... Allora, noi abbiamo scoperto una cosa, poi magari voi mi direte se è vero o no, no? Noi abbiamo scoperto che chi compra Honor, no, come utente, è diverso rispetto a quello all'utente di Huawei, piuttosto che invece di un altro marchio col quale Huawei compete sul mercato, no? Quindi sono due marchi diversi che rispondono a due esigenze diverse dell'utente finale. È vero. No? Giusto? Allora, chi... Sì, dimmi. Posso dire un altro lavoro per voi? Come no? Certo, prego. Vieni. No, ma non avere vergogna, vieni qua, Madonna. Gli fate un applauso, che voglio dire, a parlare. Vieni qua. Cioè, un po' perché comprate quegli iPhone. Molti comprano gli iPhone perché c'è anche per moto. Sì. Allora, io per esempio ho consigliato alla mia ragazza di comprare l'Honor. L'ho fatto comprare l'Honor 8, che è un terminale stupendo. Però nel momento in cui io gliel'ho proposto, la prima cosa che ho lei è che mi ha detto lei, ma io non lo conosco questo marchio. Allora io gli ho detto Huawei, allora Huawei è pubblicizzato di più, lo si trova nelle catene di distribuzione, e quindi lei la domanda che mi ha fatto, non è meglio il P9? Alla fine io gli ho fatto risparmiare dei soldi, sinceramente. Era meglio che non lo chiamavo. La sentite la verità, però avete ragione, con l'Honor diciamo andate a puntare all'utente più consapevole, cioè, mentre con la Huawei a quelle persone che sono più che non hanno i mezzi che penso abbiano la maggior parte delle persone qua dentro, non si formano come si formano le persone qua dentro, e quindi è questa la differenza che c'è, cioè voi avete poco capito la mentalità delle persone, la massa compra perché molte cose sono di moda perché sono utilizzate, e quindi per esempio il vostro marchio Huawei è arrivato a più persone, mentre Honor arriva alle persone che sono di nicchia, diciamo, perché non è che siamo in molti, come la parte sono anche degli investimenti pubblicitari che magari sì. Ci sono alcune cose che hai detto che sono esattamente quelle che abbiamo visto quando abbiamo fatto le ricerche di mercato, no? Chi si avvicina a Honor, no? È intanto giovane, vuol dire, no? Sicuramente, magari non è più giovane, non come me, diciamo ormai che... vado ormai verso i 50, invece Honor è, come dire, avvicinato dai giovani, ma da quei giovani che cercano nel telefono delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che trovano in un altro telefono come Huawei, come quelli di un altro nostro competitor, no? Faccio un esempio, chi è più legato a caratteristiche come la fotocamera, il design, ok? Ed è un po' meno attento a quelle che sono le caratteristiche tecniche del prodotto per quanto riguarda la memoria, la RAM o il processore, no? Perché magari dice non sono molto interessato, allora si sposta verso Honor. Diversamente si sposta verso Huawei, no? Quindi se c'è una nicchia di mercato fuori che predilige queste caratteristiche e Honor le soddisfa in pieno, beh, allora piuttosto che averlo come competitor riesco ad averlo in casa. No? Per cui ecco dove nasce la logica di Honor rispetto a quella di Huawei, quindi parzialmente c'è e non hai risparmiato comprando il B9, vanno a figurarci. E poi comunque contribuisce a farvi comunque avere sempre presenza in diverse parti di mercato. Proprio in quest'ottica ci sono due produttori che in controtendenza stanno, anzi non so, la controtendenza da che parte sta, alcuni produttori avevano portafogli di prodotti molto ampi e adesso li stanno riducendo tantissimo puntando più su pochi prodotti
mentre voi comunque state allargando comunque la vostra presenza, perché partiamo sia dalla fascia bassa, media, la serie, ovviamente parliamo della serie P8, più i light, poi parliamo dei Nova, parliamo del P8, P9 e P9 Plus, parliamo della serie Mate, quindi comunque voi state coprendo un po' tutti quelli che sono i segmenti di mercato. È una scelta secondo voi dal punto di vista può portare sicuramente ad avere un maggior controllo sul mercato, il fatto di avere comunque una presenza su tutte le fasce di mercato, o può essere anche giusta la scelta di alcuni utenti di alcuni produttori di focalizzarsi esclusivamente su delle fasce di mercato? Beh, diciamo che in Italia c'è ancora un forte mercato per determinati posizionamenti, per cui avendone la possibilità cerchiamo di soddisfare anche le varie fasce prezzo che non sono solamente quelle blasonate, alle quali anche noi ci stiamo avvicinando piano piano, partendo dal P8 ma anche P9, P9 Plus ve lo ricordo a 749 euro, quindi ci siamo avvicinati, come dire, verso quelle fasce che, come ho detto prima, erano di dominio di altri competitor. Quindi abbiamo visto che l'effetto, la risposta del pubblico è stata più che positiva e quindi continuiamo a sposare anche quella strategia lì, ma che non significa dimenticare anche qua alla fine i prodotti più desiderati sono sempre quelli di fasce più alte, quindi avere portafogli prodotti molto ampi magari può essere utile o inutile, cioè per qua la gente punta sempre ai prodotti di fascia superiore. Come comunque poi, sempre a proposito di Mate, l'altro protagonista di questa sera, Mate 9, quindi come anche la risposta del mercato su questa tipologia di prodotti che va al di sopra dei 5.5 pollici di diagonale, come è stata accolta dal mercato anche in Italia, cioè come fu il riscontro? Direi molto bene. Oggi Mate 9, che è il primo dei tre che abbiamo lanciato di recente, Mate 9 Pro e anche Mate 9 PD, cioè il Porsche Design. Il Mate 9 è quello che ha toccato terra sul mercato italiano, no? Adesso stiamo facendo un passo in più, quindi stiamo lanciando sul mercato italiano come disponibilità. Verso marzo dovremmo essere nelle condizioni di poterlo vedere presso i punti vendita, non solo del mercato libero ma anche quello degli operatori, il Mate 9 Pro, che comunque è un prodotto a 999 euro, quindi un prezzo importante. Innanzitutto che confermiamo, ci dai il prezzo, esatto, non ce l'hanno. Mariano approva nel momento in cui stavo dicendo il prezzo, Giorgio ha passato la colonna, è crollato. Quindi allora, non è ufficiale, No, magari sono 999 euro. Allora, diciamo, l'ultima volta che ce l'avamo visti in occasione del lancio del P8 Lite ci avete detto che appunto stavate pensando di portare sul mercato anche il Mate 9 Pro, che è praticamente appunto questa versione con bordo leggermente curvato, 4 GB di RAM, comunque un prodotto molto interessante, quindi confermate. Sì, confermiamo il lancio del prodotto. Me lo passi, Giorgio, che vorrei il lancio del prodotto. Fai il lancio. Non so quanti di voi hanno visto il Mate 9 Pro. Nessuno. Sono di vlog tutti, come nessuno? Ciao, io lo passo. La recensione. Dove siete? Il pepe lo ruba, è più furbo. Chiudi le porte. Venite dentro e chiudete le porte. Giorgio, vai fuori. No, ve lo passo che lo facciamo girare. Va bene? Tieni. Così, quindi, guardate questo bellissimo prodotto. 999 euro. Indicativamente dovrebbe essere 999 euro, la disponibilità, se tutto va bene, saremo pronti verso marzo, fine marzo dovremmo essere già pronti sul mercato italiano. Qua alla volta avete aggredito tutte le fasce del mercato, quindi siete arrivati anche in quella davvero di fascia altissima. Diciamo che in Huawei facciamo le cose in maniera abbastanza oculata, tenendo conto che comunque ci sono dei rischi dietro quando fai queste cose qua. L'Italia sarà uno dei primi paesi ad avere il Mate 9 Pro, perché si sente confidente, in virtù di quel del successo che abbiamo ottenuto con la P9 e la P9 Plus, di poter lanciare sul mercato anche prodotti di questa fascia prezzo. Quindi siamo quasi certi di ottenere il gradimento del pubblico in questo senso. Domande, allora, qualche domanda che tra commenti, poi me ne è arrivata una da un uccellino, ho volato via, come sono venuto via, eccola, c'è proprio più botto, non riconoscevo. Domande molto molto spinose e davvero pregne di contenuto. La prima, nel 2019,
alcuni competitor fanno della resistenza all'acqua una caratteristica sulla quale puntare. Voi non uscite mai con la pioggia, oppure prima o poi ci penserete? Alla resistenza quest'anno. Andiamo! Io adesso... Io vorrei rispondere... Cioè, diciamo, ci potreste pensare? No, perché sarei troppo cattivo se rispondessi così, diciamo, da chitto. Fare il waterproof al momento nei nostri piani, che lo sarà domani, questo non lo so. Vedete quella ragazza là, Giorgio, un secondo, poi mi dico anche dove dorme, che tra l'altro è di origini partenopee. Ecco, Giorgio, no? Giorgio, il nostro PR, si rifate un applauso per lei. Esatto. No, lui praticamente quando mi fate le domande, no, lui mi guarda e mi fa. Taglia. Mi sono dietro la colonna, vero? No, assolutamente non lo so. L'altra domanda è, il mercato 2016 ha avuto uno scossone nella mancanza di un prodotto per il mondo business, ok? Con Mate 9, voi cercate di comunque Mate 9, la vostra proposta sulla fascia alta, ma un utilizzo pennino o funzionalità molto business oriented possono essere una valore aggiunto per i dispositivi, oppure ci sono delle questioni che non possono prevedere l'implementazione di qualche tecnologia particolare? Ma io vi racconterei un sacco di cose. Donne nell'albergo qua dietro. Andate a cercarlo. No, si renderà necessario, gli ingegneri valuteranno se è il caso di sviluppare anche queste forme che hanno già sviluppato anche altri. Per quanto riguarda invece il mercato del DVD, il Mate 9 è un prodotto bellissimo che è apprezzato per quello che è ed è quello che mi piace poter dire, e non perché qualcun altro ha avuto un attimo di defaianza, assolutamente no. Se fosse così vuol dire che abbiamo sbagliato qualcosa nella strategia, ma così non è. Altra domanda scomodissima, ma non è colpa mia, Huawei Watch è stato un prodotto che comunque ha fatto un buon successo in un mercato abbastanza piccolo, difficile, non so quanti di voi abbiano un orologio Android Wear in tasca, ma lo vedete in tasca perché se la scarica a quest'ora mi avrà almeno due giorni, cosa avete? Eccolo, magari gli ho dato 100 euro prima e poi ammazzavo la cosa rosa che mi piace nel cuore. Grida. Dura più il watch del microfono. Adesso Google ha lanciato Android Wear 2.0. È un mercato che vi interessa o sul quale tornerete? No, assolutamente. Riccardo? Assolutamente. Fai sì. Mi sentite? Sì. Allora, il mercato del watch che è nato un po' di anni fa, è un mercato che ancora... Cioè, sono l'imposizione! Lui si mette i guantini e i prodotti si smontano da soli. Se qualcuno ha mal di schiena va là, gli tocca la schiena di pazzo. Dunque sì, allora i watch. No, il mercato molto importante, perché oggi non sappiamo esattamente che cosa succederà nelle nuove generazioni. Siamo sicuri che il prodotto è di appeal e deve trovare anche lui la sua identità presso di voi, no? Perché abbiamo ancora una cultura fortemente radicata nell'orologio classico tradizionale come quello che posso indossare io, no? Ma io non faccio testo. Quello che guardiamo è come si stanno muovendo le nuove generazioni.
tutti sono sicuri che prima o poi esploderà, no? Stiamo solo aspettando, mercato, ovviamente. Mercato, mercato, no, momento, mercato. Non è specificare il mercato. Se esplode lo facciamo un waterproof, così togliamo. Per cui sicuramente è un mercato che, voglio dire, crescerà tantissimo domani mattina, bisogna solo capire dove, in che direzione e con quali caratteristiche, perché oggi quando facciamo un prodotto che avrà diciamo così la SIM già inclusa, ok, voi vi ce l'avete a telefonare così, probabilmente sì, probabilmente no. Magari c'è chi preferisce invece utilizzare prodotti più vicini al mondo dello sport, no? Quindi è tutto un mondo che sta camminando piano piano e sta evolvendo. Ci serve la risposta dei ragazzi giovani, ma non solo, anche delle nuove abitudini. Dimmi. Come, scusami? Sistema operativo. Vabbè, io tutta notte non mi mandi a letto senza cena. Non lo so. In realtà il Huawei Fit ha un sistema proprietario. Però è una cosa diversa, però diciamo, se vuoi rispondere, tu però hai parlato di sport, di orologio sportivo, di caratteristiche, ma si sa che il Huawei Watch non è un orologio sportivo, no? Ci saranno, potrebbero essere prodotti sportivi, no? Non c'è, potrebbe, cioè io non posso essere diretto perché... Io l'ho detto, se vado a Napoli, però fatemi dire qualcosa, Giorgio. Dimmi. E dovevo fare una domanda? Sì. Non sapete quanto il feedback del consumatore europeo viene ascoltato sulla creazione di un nuovo prodotto rispetto al feedback del cliente cinese? Quindi se la produzione rispetta la volontà del mercato cinese, è prevalente. Allora, ha chiesto quanto è fondamentale il parere dell'utente europeo, no, rispetto a quello, diciamo così, asiatico, no? Ok. Noi cinesi ci abbiamo tutti in ufficio, vero? Tutti. Ok. No, è molto sono importanti ambedue. Oggi il mercato europeo dà una visibilità a livello worldwide che, come dire, poche altre region hanno. Vero è che il mercato asiatico, e in particolare quello cinese, performa dei numeri di tutto rispetto. Voi sapete quanti smartphone si vendono in Italia? Ve lo dico io, dici cazzo non lo sai tu? 17 milioni, no? 17 e mezzo. C'è ancora una quota di 1,5 milioni di mobile, no? E quindi chissà quante zie e quante nonne ci abbiamo in giro, che non ci abbiamo voglia di spendere un sacco di soldi e gli compriamo il mobile, quello con i tasti grandi, no? In Cina sono 300 milioni di smartphone tutti gli anni, quindi è un mercato che cresce in maniera vorticosa. Quest'anno era stabile anche il mercato cinese, però notoriamente è un mercato molto importante. All'interno di quei 17 milioni del mercato europeo, l'Italia pesa circa un 10%, no? Quindi stiamo parlando di numeri importanti, però è tutta la region europea contro 300 milioni, ma solo della Cina. In Cina poi vanno tantissimo gli smartphone di un certo pollicciaggio, che, come dire, il mercato cinese predilige il 5,5 pollici, il 5,7, anche over i 6 pollici, no? Perché? Perché è una questione anche di abitudini di un popolo che è abituato ancora ai caratteri abbastanza grandi, no? Quindi è una questione proprio di necessità, no? Quindi è importante l'uno, ma è importante anche l'altro. Diciamo che l'altro è molto importante per una questione di numeri. Il mercato europeo è importantissimo per una questione di visibilità. Se un prodotto ha successo in Europa, verosimilmente, diciamo, ha successo anche nelle altre parti del mondo. Siccome è distratto, diciamo, hai parlato di pollici anche grandi, no? E se questi pollici trovassero in un bordo un pochino meno invadente una soluzione anche per il mercato europeo, potrebbe essere una realtà nel breve periodo? Domanda? Breve periodo? Cioè, sono distratto un attimo perché hanno... Okay. No, quindi posso rispondere quello che voglio. Gli ho chiesto i dati di vendita di 8 ha sentito la domanda, live 2016. Manca poco. Sì, non... Manca poco. Può essere.
Può essere. Una domanda più semplice, alcuni dei vostri prodotti è sempre vostra, la domanda, non sono domande che sono lette ora. Alcuni dei vostri prodotti, la Huawei Honor, sono dual SIM, altri no, e ci sono anche dei prodotti che arrivano in Italia single SIM, e magari ci sono, c'è lo stesso prodotto che si trova in Italia, ma proviene dalla Germania, per esempio, che è dual SIM. Ci sono delle difficoltà a livello italiano nel proporre determinati dual SIM, o c'è una volontà di non proporli perché il mercato non ne vuole tanti, quindi ne basta soltanto alcuni? No, è solo una questione di esigenze del mercato, per cui non c'è una politica commerciale dietro, non lo porto, anche perché poi il dual SIM, tra virgolette, a livello di produzione costa anche di più, quindi nel momento in cui dovessimo portarlo ci sarebbe un incremento. È solo un'esigenza, diciamo, del mercato, qualora lo dovesse richiedere, volentieri, non c'è nessun tipo di problema. Allora, chiediamo, preferite single SIM o c'è il dual SIM per voi? È una roba che... è una caratteristica reale che vi serve oppure non ne frega niente? Fondamentale. Compreresti il dual SIM a buon avvento si pagano tutte e due le SIM, sì. Perfetto, il microfono invece non è tanto. Riccardo, imponi le mani. Muovi le mani. Non da più. No. Imponi le mani qua dietro, Riccardo. Bravissimo! Insomma, vero? Spettacolare. Dual SIM, sì, attualmente siamo in shortage, per cui c'è poca disponibilità. Diciamo che forse sono anche un po' gli operatori che No. L'operatore non sta con fastidio che magari c'è un dual SIM. Che siano contenti, no, ma che voglio dire, la politica commerciale quella fa l'azienda, non fa la fatica. C'è una domanda che ho letto non so mi ricordo dove. Quanto nel caso. Abbassa la mano. Quanto il mercato dei prodotti, degli operatori incide sull'open market, o meglio, a livello di mercato, quanto gli operatori contribuiscono alle vendite e quanto invece l'open market fa da sé le vendite, insomma, della percentuale? No, sono due mercati che, voglio dire, si dividono il mercato quasi a metà. Due canali che si dividono il mercato quasi a metà, ovviamente quello dell'operatore è un po' più spinto verso le fasce alte perché ovviamente tariffa il prodotto, quindi ti dà anche il servizio dentro, e per questo l'open market è un po' più basso, ma non tantissimo, siamo veramente metà a metà, sia a quantità un po' di più l'open market, a valore un po' di più l'operatore, ma parliamo di percentuali 55-45 e viceversa, quindi non. Oggi c'è l'utente italiano che rispetto a quello tedesco, rispetto a quello francese, preferisce anche, voglio dire, cercarsi un prodotto da sé e non deve essere necessariamente legato a un cambio di tariffa, piuttosto che comunque, le offerte che oggi fanno gli operatori sul mercato sono più che soddisfacenti in entrambi i casi. Altra cosa? Domande? Sì, se ci sono ancora qualche domanda vostra, non so, qualche curiosità o qualcosa. Devo sapere se voi richiesta dai giovani QR a produrre. Ci stanno lavorando, stanno studiando per capire esattamente che tipo di opportunità possiamo dare, ma facendola noi, piuttosto che invece appunto farla fare gli altri. Però ci stanno studiando. Invece per quanto riguarda l'assistenza, come si propone Huawei con l'assistenza? Perché ho visto che tra l'altro sui prodotti top di gamma c'è sempre qualche offerta in più, quale estensioni di garanzie, come. L'assistenza sta diventando strategica perché innalzando le fasce prezzo. Anche tu però a mano non sei messo. Stavo dicendo che innalzando le fasce prezzo è naturale che l'assistenza deve avere un'importanza strategica per noi, per l'utente finale, che spende oggi 600-700 euro. Non possiamo lasciarlo, voglio dire, così per strada se dovesse avere qualche. Assolutamente. Però c'è un piano di espansione dei centri di assistenza, per cui cerchiamo di essere un po' più capillari, più vicini all'utente finale. Ha un po' rumore di Dani. Però se vi sentite io faccio anche. Quindi in sostanza anche l'assistenza deve andare in parità, no? Quindi quando un
un'azienda cresce non è solo una questione di numeri di fatturati, di quantità che vengono immesse sul mercato, è molto importante far sì che tutto sia allineato e quindi anche l'assistenza deve seguire sul mercato quello che è l'ottimo risultato che stiamo facendo sui due telefoni. È molto, molto importante, molto importante. Altre domande? Laggiù, vai, là, prima, qua più vicino, Vittorio. Io ma voi pensa di assumere anche altre fasce telefoniche per fermarsi alla telefonia? Al momento no, al momento no. Tablet e beh, altre, al di là di quelle che già facciamo. Sì, no. Attuali. A parte gli attuali, sì, sì, altri sì, sì. No, al momento no, perché la nostra natura nasce con il network, quindi con i prodotti e le infrastrutture che vengono, che utilizziamo per fornire appunto agli operatori. Per cui tutto ciò che è legato a quel mondo lì, no? Ovviamente va di pari passo, quindi forniamo il network, ma forniamo anche il network dei device, per cui ad oggi non ci sono, diciamo così, aspettative per così, esplorare altri mondi dell'industria, della non faremo lavatrici, ecco, penso che no, potrà fermare. Ci sono altri vostri competitor, tipo Xiaomi, che si è lanciato nella produzione anche in Dante, e altri prodotti, per esempio, Non fa per noi. Giorgio, come sono andato? Benissimo. Aspetta, c'è lui prima. C'ero pure io. Dai, facciamo un paio di quadri. Sì. Beh, che ci sia, mi ha chiesto quante persone che si sono avvicinate a Huawei ne ricompreranno un altro, piuttosto che invece quanti sono rimasti delusi, no? E, beh, difficile a dirsi quante persone sono rimaste deluse. Se mi dici c'è qualcuno che è rimasto deluso, beh, ovviamente dipende dalle aspettative che aveva, no? Oggi siamo nelle condizioni di poter fornire una gamma di prodotto che soddisfa tutte le esigenze, non solo, diciamo, su certe fasce presto, ma anche salendo verso le altre. Mi ha chiesto in sostanza come tra Honor e Huawei come pensiamo di sviluppare le fasce prezzo per andare incontro alle esigenze dei nostri consumatori, visto e considerato che oggi Huawei ha delle fasce che Honor non ha. Ti rispondo come ho risposto prima, no? Sì, anche di utente. Oggi quello che ho detto prima è che Honor soddisfa le esigenze di un utente che tra virgolette è diverso rispetto a quello di Huawei. Se poi fra 5 anni, 10 anni questi due utenti diventeranno, vuol dire, un solo utente con delle sole esigenze comuni, questo non lo sappiamo. Per il momento abbiamo due utenti diversi sul mercato e cerchiamo di soddisfarli. Ah, se c'è un terzo utente, non lo so. Di là, la domanda, laggiù. No, rispetto a una... Ma non lo so veramente, non lo so. Se poi ci sarà, vedremo un attimo come soddisfare le sue esigenze. Se avessi scelto di acquistare un dual SIM Honor 6X o 8, me lo consiglieresti? Oppure mi diresti aspetta perché sta uscendo qualcos'altro? Ma tu sei peggio di Antonio e il gruppo. No, compra il 6X. Okay. Tra i due, bene. Cioè, uscirà qualcos'altro più performante? Beh, pensa che oggi le aziende della telefonia hanno dei refresh di prodotto, tra restyling piuttosto che prodotti totalmente nuovi, diciamo una volta all'anno, una volta ogni 6 mesi ci sono dei refresh di lineup, delle introduzioni, quindi sicuramente qualcosa di nuovo ci sarà. Caso è prevista l'apertura di qualche store Huawei in Italia o in Europa? Mi ha chiesto se abbiamo intenzione di aprire in Italia o in Europa qualche punto vendita nostro di proprietà. Al momento no. No. Per ora c'è soltanto in Cina, giusto? In Cina sì, ci sono. Però il mercato cinese è molto diverso da quello nostro. Tantissimo. Scusa, sì. Perché hai abbandonato la radio FM? C'è cioè un problema tecnico, un problema di mancanza di richiesta? E poi sempre di vedere la radio DAB come sta facendo LG?
Mamma mia, io sulla radio FM io vado crollo, proprio non ho. È una cosa comodissima per tutti i telefonini, che indipendentemente. Ma sono diversi produttori che hanno scelto un po'. Certe volte che sono anche esigenze di processore, cioè non è proprio. Ma credo che sia fondamentalmente qua, cioè sentendo un po' il sentimento generale, che sia una funzione che è sempre meno richiesta dal mercato. La cosa più comoda del mondo. Già, ma per alcuni. Chi è richiesta, cosa per più alcuni. Comoda, però in linea di massima. Si va sempre, cioè ci sono alcune regioni, non lo so, questa nei contenuti che hanno spento addirittura. Ma credo che sia un problema tecnico dovuto che alcuni professori non la prevedono, oppure un problema di mancanza di richiesta. Tecnicamente non credo ci siano grossi problemi. Ma diciamo che allora, una cosa la posso dire, che da un punto di vista della tecnologia un telefono, no, ha degli spazi molto limitati. Quindi come si possono aggiungere mille cose, no? Bisogna anche fare delle economie, no? Su che cosa è più importante. Quindi, come diceva anche lui, Nicolò, è importante sapere esattamente che cosa preferisce l'utente finale, sapendo che gli spazi sono limitati. Cioè, oggi fare anche un telefono slim, ci mettiamo un attimo, tutte le aziende ci mettono veramente un attimo a farlo super slim, è un problema di batteria. Se vuoi che duri 2 ore, te lo faccio veramente come un foglio di carta. No. Senti, ma mica ci togliete il jack 3.5 sul PD. Questo è bello, questo è. Giorgio, mica ce lo togliete. We do not comment, market truffa. Questo è bene. La serata volge al termine. Sì, ci stiamo in 3.5. Lì c'è una domanda. Di Vanno Rost, Bianco, c'è una domanda. L'ho visto, eh. Dove vado? Sì. I competitivi avete intenzione di continuare o abbandonato il settore in generale? Pare no, molto no, molto no, 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 perché il mercato, quel mercato lì è fatto un po' a clessidra, no? Cioè, tu compri basso prezzo, proprio il classico tablet che uno prende e lo carica di videogiochi, lo tira dietro quando è in macchina con i figli, così dice guardi 2 cartoni animati e papà ti sveglia quando siamo arrivati, no? Poi c'è invece un altro mercato che è quello invece fatto un po' più professionale, delle fasce alte dove l'utente ha bisogno di qualcosa in più, quindi sicuramente si va avanti. L'ultime 2 domande, poi mangiamo e ci sono i gadget, perché già qualcuno ha. Sì, poi io vi devo dire 2 cose. La prima sicuramente prendo dei fischi spaventosi, la seconda invece spero di prendere un applauso. Ma allora lo dico. Ci stanno già lavorando. Un anno. Quando voi vedete un prodotto nuovo che è uscito, la fabbrica dietro, la R&D sta già preparando lo sviluppo del prossimo. L'ultima domanda, sì. Vai, hai vinto te. No, è laggiù. No. Questa è una bella domanda alla quale non abbiamo mai pensato. La domanda era pensato. Se, scusatemi. La domanda era se, visto che le batterie si deteriorano nel tempo su prodotti top gamma, quindi alto pricing, se fosse possibile, o comunque è un suggerimento, di creare un sistema ottimo di sostituzione della batteria entro 2 anni nel caso è un ottimo suggerimento, lo prendo e lo porto a casa. Sì. È normale che poi tutti i prodotti quando nascono tutti cercano sempre di dare di più, no? Oggi se tu prendi il telefono che potevamo dare fino a qualche anno fa con le batterie che montiamo adesso è capace che faceva 6 mesi, no? Però migliora lo schermo, la luminosità, la risoluzione, quindi ha bisogno di più energia, più potenza, no? E oggi l'utilizzo che c'è in connessione, quindi abbiamo la necessità di poter stare sempre connessi, ha bisogno di energia, cioè il telefono non rimane connesso perché è pronto per, no, ha bisogno di una batteria dietro che lo sostenga, quindi è sottoposto a delle sollecitazioni importanti, quindi facciamo tutti delle batterie sempre più potenti
no? Ma perché il consumo è diventato, domani mattina abbiamo internet gratis per 8 anni, ma sicuro che servono delle batterie veramente potenti, altro che un anno. Il suggerimento lo prendo, ma perché dopo 3 mesi mi dico che la batteria è andata, no? Quindi è importante, però colgo il suggerimento. C'è un signore là dietro che voleva sapere. È vero che i numeri di vendita di device in Cina sono nettamente superiori a quelli di europei, sì. Ma i margini, un prodotto di margini di profitto, un prodotto venduto in Cina. Che lavoro fa? No, volte uno. Penso che i margini non siano gli stessi, cioè lo stesso prodotto in Cina ha lo stesso costo che in Italia. Probabilmente no. Però ci sono delle differenze anche nel mercato europeo. Noi per esempio in Italia abbiamo delle tasse che la Germania non ce le ha, basta solo pensare all'IVA. E quella è un costo che bisogna restituire. Quindi ci sono delle differenze, però non sono delle differenze che da una parte si vende a 1000 e dall'altra a 500. No, assolutamente no, perché poi i canali, bene o male, col tempo si equiparano. Per il gioco dell'economia di scala e del movimento delle merci da una parte e dall'altra c'è tutto un... Sì. Però ci sono delle differenze. Beh, solo l'IVA tra noi e la Germania, no? Eccola. Ultima domanda, avevo detto due, sono già nove. Allora, l'anno scorso con il P9 avete iniziato la collaborazione con l'ECA, quindi la sì. Risposta di prima, secondo uso della doppia foto. Sto guardando perché. Come fai a non rispondere a sto ragazzo? No, infatti, sì, ha detto poi terra il no comment è una risposta. Puoi rispondere senza problemi. No, beh, sicuramente la collaborazione con lei ha dato grandi risultati, no? È tanta soddisfazione. Rispetto agli altri hanno sposato una tecnologia e un concetto di doppia fotocamera diverso da quella che abbiamo sposato noi. Se ci dovesse essere in futuro la possibilità di continuare, perché no. Com'è? Tu mi vuoi morto. Ho risposto. Pare che il prodotto nuovo non abbia delle caratteristiche migliori del prodotto vecchio. Va bene, adesso vi dico quelle due cose. No, dimmi. Intanto dimmi dove è il 29 Pro che senti il quello vado. Da. L'ha già ripreso, ma non ha fatto neanche in giro. È un mastino. È veramente pessimo. Dimmi. In termini di innovazioni e cerca di tutto. Ad esempio, il Pomodoro presenta il 3D Touch. È un'innovazione che su altri smartphone. Quanto investe Huawei come innovazione? A noi come innovazione? Beh, di default noi spendiamo circa il 15% del fatturato in ricerca e sviluppo, non dei profitti, del fatturato, che è tanta roba. Oggi non ci sono aziende che si possono permettere questa politica interna. Se voi magari non vi capita, no? Però se andate a cercare un po', guardate qualche altro competitor nostro, vedete che gli investimenti non sono esattamente gli stessi, no? È ovvio che noi facciamo di necessità virtù anche se nel network, quindi assieme uniamo le forze, il network intendo la parte di Huawei che sviluppa la tecnologia sui cavi, sulle reti, sulle connessioni, che ovviamente poi ribalta anche sul telefono, ma oltre a questo fa anche degli altri investimenti ulteriori. E 15% non è poca roba. Se si vuole stare al passo sul mercato e acquisire una posizione di leader, bisogna investire perché domani mattina non ti puoi presentare con un prodotto che è il refresh del refresh del refresh, ma devi sviluppare sempre qualcosa di nuovo. Ottima frecciatura, direi che possiamo chiudere perché qui c'è fame. Va bene. Allora adesso mi prendo sto fischio. Vai. E poi un applauso. No. Sono immeritato. Allora, il fischio. Perché prendo l'applauso. Prima prendo l'applauso che è più bello. Allora, siccome la mia ragazza è di Napoli, nonché futura moglie, e mi ha detto che ci dobbiamo sposare qua al Maschio Angelico. E non mi basta il 15%, già lo so. Il fischio. Indovinate per questo quadratifo. No! Oh.
è autolesionismo. Grazie mille per Giorgio. Ho raccolto due domande rapidissime che sono molto concentrate. Allora, il 5G quanto è distante realmente sul mercato l'implementazione? Se può essere una domanda alla quale abbiamo una risposta, hai una risposta? Secondo me non è lontanissimo. E quanto è difficile innovare in questo mercato? Cioè quanto, al di là della ricerca e di sviluppo, quanto inventare qualcosa di nuovo ormai può essere, non dico impossibile, ma diventa davvero difficile? Secondo me ci sono molti spazi di manovra, c'è la possibilità ancora di innovare tantissimo, anche perché poi è un mercato che è in evoluzione continua, ma il mercato non lo fa solo l'industria, il mercato lo fanno gli utenti finali, quindi le nuove esigenze, le nuove richieste, le nuove tendenze anche sono molto, molto importanti. Sicuramente si va di pari passo, no? Quello che uno chiede è quello che uno ha da offrire fuori, quindi è importante. Vi ringrazio ancora, mi sono anche divertito, vi ringrazio tantissimo, è stato un piacere, grazie. Appuntamento a Barcellona. Sì. Assolutamente sì. Sicuramente. Non vediamo lui. Va bene, io ci sarò, se fate un salto ci vediamo. Grazie ancora. Grazie tanto. Grazie mille, grazie a tutti. Allora, adesso c'è un momento di gadget per tutti gli attenti. Riccardo, bevi acqua un attimo. Bevi un attimo. Grazie. Ancora un momento di più. Ecco, grazie. C'è un gadget per tutti che è laggiù, in quel sacchettino, quindi... in maniera ordinata e consapevole che dentro non c'è il metro, però si può prendere il gadget e ve lo diamo noi, mangiate, bevete, divertitevi, ci sono altri due telefoni, appuntamento ovviamente a Nuova World Congress con tre novità importanti. Ce ne sono per tutti, quindi è inutile.